Impegnata in campionato e in Champions, l'Atalanta dovrà dimostrare di essere ancora la squadra brillante che ha incantato nella stagione scorsa. La netta vittoria con la Samp e il pari con la Roma. La Lazio è partita forte, giocando un bel calcio. Più di ogni altra volta, quest'anno dovrà centrare il quarto posto. L'avvio della Samp è stato sconcertante, 7 gol subiti e 1 solo realizzato, mercato poco produttivo. La situazione del club in vendita non ha aiutato Di Francesco. Amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione che dedicherà un focus ad alcune squadre in particolare, l'Atalanta inizialmente, ne parleremo con Lorenzo Di Benedetto come sempre, buonasera. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Ritrovo Tommaso Bonan, benvenuto anche a te. Un saluto a tutti. L'Atalanta, ci siamo chiesti se saprà confermarsi rispetto a quanto ha fatto l'anno scorso, quest'anno dovrà affrontare anche la Champions, l'avvio in campionato è stato tra luci ed ombre, è arrivata la sconfitta alla seconda giornata con il Torino, c'è da dire che comunque anche l'anno scorso l'Atalanta non era partita così forte, anzi, era partita tra mille difficoltà. Sì, parte sempre con l'handicap l'Atalanta, ci ricordiamo proprio la prima stagione di Gasperini, furono addirittura 4-5 le sconfitte consecutive all'esordio, poi come un diesel l'Atalanta a un certo punto parte e non si ferma più, almeno così è stato nelle ultime stagioni. Certo, quest'anno sarà un'annata molto molto complicata per l'Atalanta, perché se da un lato giocare la Champions League è la cosa più bella a cui può ambire una società e un club come l'Atalanta e i suoi tifosi, dall'altro toglie tante energie, perché comunque è un palcoscenico dove tutti giocano alla morte per riuscire a passare il turno, perché è chiaramente la competizione più importante e più bella a livello di club in Europa, e quindi l'Atalanta ha dovuto fare una preparazione mirata anche alla Champions League, e forse anche per questo in questo momento sono abbastanza imballati i giocatori nerazzurri. Hai detto luci ed ombre, io metto più ombre che luci, perché comunque anche la partita all'esordio è stata brava l'Atalanta, con 2 intuizioni di Muriel a ribaltare una partita che si era messa sui binari sbagliati, con il 2-0 momentaneo della SPAL non è riuscita l'Atalanta poi a recuperare 2 volte il Torino, perché una volta ce l'aveva fatta, la seconda no, quindi è un'Atalanta che comunque sta lavorando tanto. La riprova ci viene da Skrtel, che ha deciso di abbandonare i nerazzurri dopo poche settimane perché Gasperini lo faceva lavorare troppo, e quindi c'è da aspettarselo che l'Atalanta possa essere un po' imballata, però siamo sicuri che a rientro dalla sosta sarà già tutta un'altra cosa. Stiamo sull'Atalanta, il direttore Giorgio Perinetti. Ma l'Atalanta si confermerà sicuramente, che il lavoro della società, dell'allenatore sono ottimi, e quindi sicuramente daranno ancora dei buoni frutti. È chiaro che quest'anno la distrazione, tra virgolette, no? L'attenzione maggiore è sulla Coppa Campioni, che è naturalmente un evento storico per Bergamo, tra l'altro un girone che solletica anche le speranze di potersi qualificare, quindi credo che l'Atalanta sia molto distratta, ripeto, dal campionato, ma concentratissima sulla Coppa. Che voto possiamo dare al mercato dell'Atalanta, perché si presta a varie interpretazioni? È stata un'Atalanta che non ha operato tantissimo a livello di entrate, ha voluto mantenere l'ossatura giustamente dell'anno scorso, però probabilmente dovendo affrontare la Champions qualcosa in più poteva fare. Sì, qualche giovane sicuramente di belle speranze, che però è tutto da vedere, tutto da registrare, tutto da verificare, non tanto in ambito internazionale ma anche in un campionato difficile come quello che si appresta ad affrontare l'Atalanta. Il problema del gol l'anno scorso non ce l'ha avuto Gasperini, però paradossalmente il colpo più importante, se vogliamo, l'ha fatto proprio in attacco, colpo necessario, perché poi alla fine anche l'anno scorso con i tanti impegni, anche con la Coppa Italia portata fino all'atto conclusivo, Gasperini, se ha avuto una difficoltà è stata quella di avere pochi ricambi, soprattutto in avanti, all'altezza chiaramente dei titolarissimi, del Papu Gomez, di Ilicic e di Duvan Zapata. Ha messo dentro Luis Muriel nel motore, che si era, diciamo, si aveva fatto le prove generali 6 mesi con la Fiorentina da gennaio dell'anno scorso in poi. Muriel, che ha già fatto vedere, ha già regalato 3 punti praticamente entrando e vincendo da solo contro la SPAL. Certo è che poi c'è un risvolto della medaglia, perché poi alla fine si pensava potesse magari arrivare qualcosa in più in difesa, al di là di Chiaer, al di là di Skrtel, che poi
ha rescisso il contratto, comunque ha risolto il contratto, qualcosa forse a centrocampo, che poi alla fine sono rimasti così com'erano, con De Ron, con Pasalic. Sì, è arrivato Malinowski, che è un giocatore del quale si parla molto bene, però è da scoprire in Italia. Esatto, fa parte di quella categoria, diciamo, che dicevo, che nominavo prima. Quindi può essere un mercato da 7 se consideriamo Muriel, se consideriamo anche il fatto di aver tenuto poi fondamentalmente tutti i giocatori migliori, magari mezzo voto in meno perché ci si poteva aspettare il regalo, come si dice in questi casi, no? Da parte della presidenza, in questo caso i Percassi, il regalo, la ciliegina sulla torta, chiamiamola come vogliamo, che poi alla fine non è arrivato. Possiamo considerarlo Muriel, però diciamo la ciliegina che magari poteva anche così far sognare ancora di più i tifosi, fermo restando che non c'è bisogno perché la Champions porta motivazioni ed entusiasmo. Secondo me però c'è una cosa, e chiudo, che proprio perché l'Atalanta è più o meno quella dell'anno scorso con un Muriel in più, secondo me quest'anno vedremo meno spettacolo in generale, dico non soltanto ora in generale, vedremo meno spettacolo ma vedremo una squadra più matura. È una cosa anche normale se si pensa da quanti anni Gasperini è sulla panchina nerazzurra, però una squadra più solida e più matura, capace magari di arrivare a vincere delle partite in maniera più netta, in maniera più sporca, come fanno a volte le grandi squadre. Vedremo se questa tua interpretazione avrà un seguito. Adesso però sentiamo le valutazioni sull'Atalanta da parte di Furio Valcareggi. L'Atalanta potrebbe confermarsi, potrebbe non confermarsi, vediamo. L'Atalanta l'anno scorso partì per non retrocedere e fa la Champions, questo è il calcio. Quest'anno ha fatto dei movimenti, ha preso qualche giocatore, non lo so, e però gli è rimasto Ilicic, gli è rimasto il Papu che è fantastico. Gli è rimasto il centravanti che è Zapata, un carro armato che ha classe, è una bella squadra. Però vediamo quando l'asticella è alta, quando le attese sono diverse da qualche anno prima, come si comporta il gruppo. Gasperini è sicuramente un esigente, ha delle forme quasi isteriche per avere il meglio dai suoi giocatori, quindi non mollerà e sarà di grande aiuto per arrivare a traguardi alti. Rispetto all'anno scorso ha un Muriel in più che ha già fatto vedere di essere un giocatore che può risolvere le partite. Muriel è un giocatore fantastico, quando è venuto a Firenze sono stato felicissimo, però Muriel ci ha insegnato a stabilire delle cose ormai concrete, che gioca 15 partite l'anno, che aumenta di peso, che si fa qualche infortunio, però quando è in forma, quando è abile e arruolato, fantastico giocatore che fa la differenza. Allora, d'accordo con le valutazioni di Furio Valcareggi su Muriel, per come lo abbiamo conosciuto nel corso della sua carriera, non soltanto nell'ultima stagione ma anche per quello che ha fatto vedere in Italia, all'Udinese, a Lecce e non solo. Sì, se guardiamo alle stagioni di Muriel, ha ragione Furio Valcareggi, perché comunque è andato in doppia cifra soltanto in un'occasione in tutto il suo passato in Italia, e anche l'anno scorso era partito veramente con il piede giusto, con la doppietta contro la Samp a gennaio, con veramente delle giocate da grandissimo giocatore. Poi però lo sappiamo tutti come è andata a fine la sua stagione alla Fiorentina, con i Viola che si sono salvati solo all'ultima giornata, pur avendo giocatori non da salvezza, e Muriel sicuramente era uno di questi. Staremo a vedere se Gasperini riuscirà a toccare le corde giuste, perché questi discorsi li facevamo anche di Ilicic prima di che lo sloveno andasse proprio all'Atalanta. Adesso è tutto un altro Ilicic, è un Ilicic decisivo, un Ilicic che riesce a segnare con continuità e riesce a mettere prestazioni elevate con continuità in campo. E quindi se Gasperini riuscirà a fare lo stesso lavoro che ha fatto con Ilicic anche con Luis Muriel, sarà sicuramente la miglior stagione di Muriel da quando gioca in Italia. Passiamo alla Lazio adesso, perché è partita molto forte in campionato, prima la vittoria con la Samp, il pareggio nel derby con la Roma, in una partita che tutto sommato meritava di vincere, ed emerge quindi una Lazio abbastanza spavalda che vuol affermare la propria volontà stavolta di arrivare al quarto posto, di guadagnare l'accesso alla Champions. Sì, io avevo detto anche un po' di giorni sì, fa. Certo. Tu avevi parlato del terzo posto. Sì, può ambire, secondo me può ambire, ribadisco il concetto, anche
magari non ce la farà, però comunque può aggredire, provare ad aggredire anche il podio, il terzo posto, non di più perché il divario ovviamente è ancora netto, l'abbiamo visto in queste prime due giornate di campionato, non tanto per i demeriti della Lazio, ma per i meriti della Juventus, che è riuscita a superare in maniera rocambolesca il Napoli, ma anche della stessa Inter, che ha dimostrato di essere già solida. La Lazio però secondo me ha un impianto di base migliore, nel senso che l'unione e le due componenti, l'allenatore con la nuova rosa, questa unione secondo me è una delle migliori in Serie A, più dell'Inter, più della Juve, perché poi alla fine la Juve dobbiamo ancora vederla con Sarri in panchina, dobbiamo vedere come andrà la stagione. Invece Simone Inzaghi e la Lazio, che bene o male è rimasta quella con degli innesti mirati, si conosce a memoria, verrebbe da dire, ha esperienza e ha avuto l'opportunità nelle ultime due stagioni di confrontarsi anche con altre squadre probabilmente più forti a livello internazionale, quindi diciamo così anche Simone Inzaghi ha avuto la possibilità di far crescere l'esperienza dei singoli che magari erano abituati a giocare all'interno dei nostri confini, guidati anche da elementi come Lucas Leiva, però comunque non abituati ai grandi palcoscenici. Quindi secondo me le prove generali sono state fatte, la Lazio è pronta, diciamo così, ad andare al galoppo, nel senso può anche non preoccuparsi di quello che succede alle spalle, secondo me, perché deve fare la corsa su se stessa, che è una frase che usiamo spesso. Però secondo me la Lazio, con Immobile al 100%, può dare e togliere le soddisfazioni ai propri tifosi. Entrando più nello specifico, Caicedo, che rinnova, una bella notizia per la Lazio in generale, ma anche per Inzaghi, che ha sempre nutrito grande stima nei confronti di questo giocatore. Sì, e soprattutto l'anno scorso gli ha tolto le castagne dal fuoco in più di un'occasione, Caicedo, che vive all'ombra di Ciro Immobile. La speranza chiaramente di tutti i tifosi della Lazio e anche dello stesso Simone Inzaghi è che quella dell'anno scorso possa essere dimenticata il prima possibile come stagione di Ciro Immobile, perché non è stata ai livelli a cui ci aveva abituato. Però il rincalzo Caicedo è stato molto importante per la Lazio, e anche lo stesso Correa, che ha fatto un po' fatica all'inizio, poi nel finale di stagione è stato sicuramente uno dei protagonisti, soprattutto per la vittoria della Coppa Italia. Tornando a Caicedo, è un giocatore che, come diceva Tommaso, conosce già ciò che Simone Inzaghi vuole, quindi questo è un ulteriore vantaggio per la Lazio, una Lazio che è riuscita a trattenere tutti i migliori, ha trattenuto Milinkovic, Luis Alberto, lo stesso Correa che interessava a club soprattutto in Spagna, e quindi è pronta a fare una stagione da assoluta protagonista. E il rinnovo che arriverà anche per Milinkovic-Savic potrebbe essere importante per lo stesso giocatore, per la sua tranquillità, per la sua concentrazione. Abbiamo visto questo calciatore all'inizio di questo campionato come, rispetto all'anno scorso, sia probabilmente più in palla, perché comunque tante azioni, specialmente la partita con la Sampdoria, sono partite dal suo piede. È un giocatore che determina, soprattutto in un ruolo come quello del centrocampo, fondamentale. Se ci pensiamo bene, sono segnali questi. Il rinnovo prossimo di Milinkovic-Savic, quello di Caicedo anche, ma anche quello dello stesso Correa che citava prima Lorenzo, un altro giocatore dal quale dipende l'80-90% anche delle sorti della Lazio, perché Immobile assicura i soliti gol da anni con la maglia biancoceleste. Correa, che ha fatto l'anno scorso, sul finale della scorsa stagione, lo scatto per diventare un grande campione, quest'anno è chiamato a confermare e a fare qualcosa in più, e con il suo apporto la Lazio potrà sicuramente essere più agevolata. Milinkovic-Savic è un giocatore che ci ha abituato a primeggiare nelle medie voto, nei gol, anche negli assist ultimamente, e a centrocampo difficilmente in Italia si vedono giocatori di questo tipo che possono abbinare i gol, ma anche la forza fisica, anche la copertura se vogliamo. Mi sembra che rispetto alla passata stagione, alla prima parte della passata stagione abbastanza disastrosa, sia anche cresciuto, o comunque si sia assestato anche dal punto di vista mentale, di testa, sul campo, con cognizione sul pezzo, probabilmente anche col mercato chiuso, con questo rinnovo alle porte, il giocatore è più sereno, e ovviamente a sorridere sono i tifosi della Lazio, gli altri giocatori e compagni di squadra, ma il primo è sicuramente Simone Inzaghi. Ultima pagina, la Sampdoria è già in crisi, 0 punti in classifica dopo le prime due giornate, ma anche 7 gol subiti e uno soltanto realizzato. Che succede a Blucerchiati?
Succede che l'estate è stata tormentata, travagliata per via delle tantissime voci sul possibile cambio di società e questo non fa mai bene né ai giocatori che devono scendere in campo né all'allenatore e tantomeno al calciomercato, perché di fatto la Samp si è svegliata soltanto nelle ultime ore, ha inseguito a lungo tanti giocatori che non sono arrivati. Eusebio Di Francesco ha chiesto un esterno per mesi alla società e l'esterno Emiliano Rigoni, ex Atalanta, è arrivato soltanto l'ultimo giorno di mercato, quindi è stata un'estate molto difficile per Eusebio Di Francesco, che avrà il compito ancora più difficile di riuscire a creare una squadra che possa tornare sui giusti binari nell'arco di 2 settimane, perché se comunque questa sosta è quantomeno fondamentale per quel che riguarda la Samp, per quel che riguarda Eusebio Di Francesco, perché avrà la possibilità di lavorare con i giocatori. Hai detto giustamente 7 gol subiti e 1 solo fatto, e se pensiamo a quando è stato fatto, ovvero sul 3-0, sul 4-0 per il Sassuolo, sul calcio di rigore, quindi a partita già conclusa, fa capire ancora di quanto sia stato inutile questo gol di Quagliarella. Quindi è una Samp che deve dimenticare il prima possibile le prime 2 giornate di campionato e ripartire, perché dovesse inanellare altri risultati negativi, poi sarebbe ancora più complicato uscire da questa crisi. Gigi Cagni, grande conoscitore della Sampdoria, intervenuto a TMV Radio, ci racconta le sue sensazioni sui blucerchiati. Non so che promesse gli abbiano fatto, questo non ve lo so dire. Però se è andato alla Sampdoria vuol dire che qualcosa gli hanno promesso e non hanno fatto pochissimo, diciamo. Lo sapevano già, penso, perché è un po' che questo lo sapete, io vivo in Liguria, quindi conosco abbastanza bene questa cosa da molto tempo, che c'è questa trattativa che continua ad andare avanti e che secondo me si concluderà, perché altrimenti Ferrero potrebbe avere dei problemi. Non fisici, problemi di ambiente, ecco. Di ambiente, sì, ormai è arrivato alla fine, lo sa anche lui, sta tirando forse troppo la corda, adesso io questo non ve lo so dire, ma secondo me la trattativa deve finire come tutti si auspicano i tifosi sampdoriani, e ne sta pagando un po' le conseguenze, non tanto per il discorso di quello che è accaduto in queste 2 partite, perché non credo, il fatto che la rosa non sia non sia stata ritoccata per quello che erano le aspettative dell'allenatore. Nelle 2 partite c'è stato qualche problema, che c'entra poco poi il mercato. La prima partita, cioè con la Lazio, non c'è paragone. Già l'allenatore nuovo, più contro una squadra che è allenatore da 4 anni e che ha potenzialità tecniche, fisiche totalmente diverse. Poi prendi 3 gol. Bene, non poteva prendere anche di più, e però non puoi fare questo. Poi vai a Sassuolo, 25 minuti gli dai la bambola, questi non l'hanno mai presa, sbagli dei gol, il problema è stato quando hanno preso gol e come l'hanno preso, poi si sono sfaldati, e questo è l'unica pecca secondo me. Insomma, ha tanto da lavorare Di Francesco, non soltanto sui meccanismi della squadra, meccanismi difensivi e non soltanto, ma anche sulla testa dei giocatori, perché dopo 2 patoste di questo genere è chiaro che li deve rialzare anche dal punto di vista psicologico. Si può dire anche che la Sampdoria non si è rafforzata, non mi sembra di ricordare che la Sampdoria nella passata stagione avesse fatto un campionato straordinario, anzi, quindi Di Francesco lavora con i giocatori che ha, che sono di buon livello, però ovviamente c'è stato tutto quello che ha detto Lorenzo prima, un'estate tormentata, quindi bisogna, come lo si dà a Giampaolo nel Milan, bisogna darglielo anche a Di Francesco un po' di tempo. Sentiamo ancora Furio Valcareggi sulla Sampdoria. Sai, c'è questa cosa di Vialli che entra, Vialli è un eroe nazionale a Genova, Ferrero meno, molto meno, e quindi questo imbarazzo ha bloccato un po' anche tutte le cose, credo. Ostia ha lavorato molto insieme all'avvocato Romei e hanno fatto quello che hanno potuto, hanno venduto Preat, hanno preso dei soldi. E quindi ora devono trovare i risultati. La squadra non è male, però c'è questo imbarazzo societario che probabilmente, anche se molti lo trovano un alibi, per me invece è una cosa concreta, perché il presidente
perde un po' di euforia e questo non fa bene alla Sampdoria. E poi sono i risultati, e prende 4 gol così, e tanta roba. Pur avendo fatto 20 minuti che doveva vincere la Sampdoria. Quindi ti blocca l'euforia, ti blocca l'entusiasmo, hai paura a ripartire, c'è chi già mette in dubbio l'allenatore, insomma, sono tutte le cose che accadono nel calcio. E quando Francesco ha fatto bene a scegliere la Sampdoria, oppure magari poteva aspettare, poteva verificare meglio, vista proprio la situazione societaria, poteva prendere un po' di tempo? Sai, quando se di calcio si parla il lunedì ti do ragione, il sabato no. Quando di calcio della partita della domenica ne parli il sabato è un discorso, se ne parli il lunedì è troppo più semplice. Di sabato anch'io vado alla Sampdoria, che è una squadra che ronza intorno all'Europa League, o ci può andare, è una società solida. Facile, Tommaso, parlare il lunedì di calcio, bisogna ragione, sempre parlare il giorno prima. Assolutamente ragione, Furio, non potremmo dire altre cose. Grazie a Tommaso Bonan, grazie a Lorenzo Benedetto. Grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.